Fai attenzione quando ti addormenti. La macchina non l'ho trovata. Ho sete. Ma dove cazzo l'hai presa? Stai attento a quello che dici. I viveri sono contati. Se non ti sta bene, bevi dal tuo piscio oppure prendi e te ne vai. Dove saranno gli altri? Credi che oggi potremo tornare a casa? Io non credo che... Insomma... Non possiamo tornare. Ma la città è stata progettata apposta per... questo. No? Perché non possiamo? Che idioti! Ma almeno quelle locali. Aspettare che cosa? No, non è possibile, così non posso. Ultimamente non sento dire altro. Io così non posso lavorare. Daniel, non ti avevo sentito. Com'è andato l'esame? Bene. Che cosa stavi facendo?
Ma stavo scrivendo un articolo. Posso aiutarti a scriverlo? Ok, sì, siediti. Scrivi tu. Vediamo dove è rimasto. Il 50% delle foreste europee è in pericolo per le piogge acide. Non sono bastati i ripetuti avvertimenti, bensì è stato indetto un nuovo divieto di circolazione nella zona sud-orientale di... Ok, Daniel. Basta così. Adesso finisco io. Posso rimanere? Non hai le tue cose da fare. Di che cosa stavi discutendo al telefono? Di lavoro. Sempre le solite noie. Le mie ricerche non vengono prese sul serio e così non mi permettono di pubblicarle. Ma perché me lo chiedi? Sono un po' curioso, sai. Non riesco a capire tutti questi divieti. Non possiamo uscire la sera perché c'è il coprifuoco. Non possiamo uscire quando piove. Non possiamo girare liberamente con le macchine. Mangiamo roba in scatola. Poi la signora Miller è morta. Non lo sapevo. Vedi, il governo ha emanato delle norme, ma ce ne saranno altre destabilizzanti. Purtroppo non è possibile parlarne sui giornali. Si tratta delle conseguenze di un inquinamento ancora sconosciuto. Sto facendo delle ricerche proprio su questo. Però non ne sappiamo molto e tu non devi parlarne con nessuno. Mi raccomando. Continua a scrivere, capirai meglio. Il problema per gli scienziati non è trovare delle soluzioni, ma un accordo con i governi per erogare leggi in favore dell'energia rinnovabile ed investire su di essa. L'uomo non è altro che un parassita per gli animali. È un'infezione per la terra. Emily, le scorte di ossigeno sono quasi terminate e non abbiamo più niente da mangiare. Torniamo in città? Noi torniamo in città. La città sarà piena di sciacalli. Ed è quello che saremo anche noi. Tu rimani qui. È più sicuro. Perché non mi fate venire con voi? È meglio che qualcuno rimanga a guardare la nostra roba, ok? Tu riposati, noi andremo a prendere il necessario. Te lo prometto. Sono sicuro che non ti servirà. Ma questo è il grilletto, e questa è la sicura. Thank you.
Qui non c'è neanche l'ombra di uno sporco barbone. Dividiamoci. Tu, vieni con me. Andiamo in città. Tu invece controlli quell'edificio lassù e quell'edificio accanto. Ci ritroviamo... Fatemi venire con voi. Fate come vi dico. È più sicuro in questo modo. Alle 14 non ci sarà più abbastanza luce per continuare. Alle 16.30 ci sarà il blackout. Quindi ci ritroviamo qui, prima che faccia buio, alle 14.00. Dobbiamo risparmiare le batterie. Quello che ti dico. Adesso prendi le tue bombolette e le infili nello zaino. Anche quelle scatolette. Hai capito? Sbrigati! E muoviti! Bomboletta, Fermo! Posa la nostra roba. E anche la tua. Togliti la maschera. Toglitela. Thank you.
Emily. Fa male? No, è soltanto un graffio. Dove saranno gli altri? È tardi. Dovevamo incontrarci in un posto. Ma è meglio che io rimanga qui. Se tardano all'alba andrò a cercarli. Che cos'hai? Non è di questo che dobbiamo preoccuparci. Di cosa allora? L'aria non è solo impura, vero? Io lo sento. La notte è come soffocare. E allora gli alberi? A cosa servono? Già. Ne stanno piantando ovunque in città. Gli alberi da soli non sono più abbastanza. Niente, stavo pensando alla vicina. La signora Miller? Cioè, non è una cosa che capita tutti i giorni. Mi ha fatto impressione vederla con quegli occhi sbarrati. Però c'è anche qualcos'altro, vero? Mia madre morì esattamente come lei. Me lo sogno ogni notte. Ho paura di rimanere senza aria, di morire soffocato. E non voglio fare quella fine. Credo sia l'incubo di tutti noi. E comunque prima mi riferivo al tuo collo. Che cos'hai lì? Niente. Sarà qualcosa che ho mangiato, bevuto. Fa vedere. Dai. Finito l'ossigeno. Non agitarti.
Emily! Sono passati 3 minuti. Sei uscita dalla doccia? Sì, ho finito! Sono quelli di asma, nausea, sonnolenza, danni epatici, renali, depressione, irritazioni oculari. Al di là di lievi variazioni stagionali, dall'avvento della rivoluzione industriale, la concentrazione di anidride carbonica è aumentata del 50%. È il gas serra maggiormente responsabile del riscaldamento globale. Rash cutanei, casi di cancro in aumento. Sulle strade in via vai di camion trasportano piante e alberi. Soldati muniti di maschere antigas seminano e impiantano continuamente e controllano che nessuno esca di casa. Il divieto parziale di circolazione è ancora in atto. Il servizio della nostra inviata. Sulle strade l'atmosfera è straniante. Le piogge acide hanno corroso la vernice degli edifici e contaminato il 98% delle coltivazioni. Alcune macchine elettriche passano silenziosamente. Le carreggiate e i tetti sono tappezzati di pannelli solari. Mettete il sito del satellite e guardate cosa ha trovato mio padre. D'accordo. Ma che diavolo? Che cos'è? E ora cosa è stato? Sono settimane che non vediamo la luce del sole. I pannelli solari da soli non possono funzionare. Comunque, se non fosse per l'energia nucleare, non avremmo la corrente con le sole turbine e con i pannelli solari in città. Poi non è l'ora del blackout. Daniel! Correte giù! Secondo il sito sta arrivando troppo velocemente. Cosa? Ma non ci avverte nessuno. Non c'è tempo per le domande, fuori! Mettilo! Portiamolo al sotterraneo. E ora? Emily, vieni via da lì! Signorina! Signorina, si sposti dall'entrata!
Buongiorno. Dormito bene? Ti abbiamo cercato tutta la notte. Voi siete andati per la città. Questo è un buon motivo per approfittarsene e non farsi trovare l'appuntamento. Smettetela. Mi avete lasciato in compagnia degli sciacalli. Se non era per lui saremmo rimasti senza bombolette. Scusate se vi interrompo, ma dobbiamo andare. Torniamo a casa. No. Prendete tutto quello che vi serve. Non torneremo più qui. Un'altra nube tossica si sta avvicinando alla velocità di 450 km orari. E questo è veramente devastante. L'hanno soprannominato l'uragano del giudizio. Sbrighiamoci. Perché il vapore è rosa? L'acqua priva di ossigeno diventa altamente tossica. È pericolosa anche solo toccarla. Dov'è il tuo impermeabile? Emily, attenzione, non te lo dimenticare, è troppo importante. Non sappiamo neanche da che parte arriverà. Siamo riusciti a malapena a contattare qualcuno della mia unità. Dobbiamo trovarli. Ma ce l'abbiamo il tempo per raggiungerli? Passiamo per i sotterranei. Aspettate! Aspettate!
Dov'è Ivan? I sotterranei terminano qua. No, mamma e Daniel non sono passati di qua. Torniamo indietro. Magari riusciamo a trovare Ivan. No, ragazzi. Rimango io qua. Continuerò a cercare. Ma voi dovete tornare indietro. Andate dove ha detto Ivan. Verso la costa. Ma mi raccomando, evitate sempre la strada. Questa la prendo io. Tocca attraversare il ponte. Shh, ascolta. Guarda, potrebbe essere l'unità di Ivan. Potrebbe anche non essere. Non sappiamo che intenzioni hanno. Togliamoci di qua.
Ma la mamma. C'è la mamma. Emily. Ma che ci fai qui? Perché non ti hanno portato a casa? Che ci fai con loro? Daniel. Daniel è scappato. È andato a cercarvi nel sotterraneo. Papà!